Siamo a Reggio Calabria con l'onorevole Luigi Gallo, presidente della settima commissione istruzione della Camera dei Deputati. Vorremmo chiederle, presidente, per quanto riguarda la situazione del precariato italiano e del decreto legge e il disegno di legge che il governo ha intenzione di portare avanti, quali saranno le prospettive? Guardi, si è a lungo proclamato una soluzione per i precari, purtroppo in più in una versione da campagna elettorale. Invece adesso siamo arrivati ad una soluzione reale con l'accordo con i sindacati e che è molto equilibrata perché dà la possibilità ai precari che da tempo stanno dando una forza importante, un'intelligenza importante al sistema paese della scuola, di avere la stabilizzazione e allo stesso tempo permette di valorizzare la qualità e la meritocrazia del sistema. È un buon risultato che rivendichiamo per stabilizzare circa 50.000 lavoratori, speriamo già dal prossimo anno 2020 e non dimentichiamo che nello stesso anno, dal 1 gennaio 2020, ci sarà anche una forte stabilizzazione del personale ATA attraverso l'internalizzazione del servizio di pulizia. Questo rende più stabile la nostra scuola e incominciamo quel processo per ridurre al minimo il precariato nella scuola per dare grande slancio al paese. Perfetto, oggi è una giornata importante per gli insegnanti di tutto il mondo, è una ricorrenza il 5 ottobre che proprio mette al centro questa figura fondamentale per ogni società. Purtroppo in Italia gli insegnanti vengono sempre bistrattati, soprattutto a livello economico, e il contratto è scaduto da 10 mesi. Cosa intendete fare come governo per allineare gli stipendi a quelli medi europei? Io sono molto contento di avere un ministro come Lorenzo Fioramonti che ha messo al centro il dibattito sull'istruzione in questo paese come non era da tanto tempo. È vero, ci sono state polemiche, ci sono dibattiti, ma proprio perché finalmente si parla di istruzione, conoscenza e di valorizzazione del docente. Infatti l'impegno sia del presidente Conte, mio personale, e del ministro Fioramonti è proprio di arrivare ad un aumento, il nostro sogno, di 3 cifre per i docenti per poter dare quel senso di dignità ma anche di valore e riconoscenza per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e che ancora oggi viene bistrattato. Questo è un segno importante per avvicinare e ridurre la distanza con gli stipendi dei docenti in tutti i paesi europei. Grazie Presidente e buon lavoro. Grazie a voi.